Ben trovati, nuova puntata di Nero su Bianco questa sera. Eh, parleremo di giovani, giovani protagonisti di una webserie Dio e giovani protagonisti anche eh, di quella che è stata una fortissima mobilitazione eh, mondiale eh, per quanto riguarda il eh, clima, e quindi, proprio dai giovani, una spinta, un invito a chi eh, detiene il potere a cambiare completamente rotta. Io saluto Fabio Mori, direttore della Casa dell'Energia. Adesso ci darà l'inizio, diciamo, perché questa è la sua puntata, quindi gli ospiti li sceglie no, Fabio Mori. Grandi ospiti, grandi se ospiti. Tommaso Caperdoni, che è l'anima si può dire di Farrago, eh? e sì. ci racconterà è nata questa webserie che si chiama Dio. Eh, Giulio Bianconi è uno degli attori, buonasera. Aiuto, regista Gabriele Azzaga, Buonasera. benvenuti, e loro due. Poi siete stati protagonisti anche del Friday for Future ad Arezzo. Allora, poi c'è Piero Franchini, che vi spieghiamo poi perché è qui in apertura e non lì. Allora, Fabio, perché questa, questa puntata? Allora, innanzitutto questi tre ragazzi rappresentano una, una realtà importante oggi che secondo me ha, come dire, davanti una strada importante che è quella, diciamo, del, della Farrago. Ecco, io ho conosciuto la Farrago tramite appunto Tommaso Caperdoni che è venuto da me a trovarmi, diciamo, in una, anche in una cosa singolare perché loro hanno iniziato a girare la prima puntata che poi tra l'altro apre proprio con questo salotto pottino della... Di Dio, della serie Dio, appunto, apre proprio qui, qui accanto a Casa dell'Energia, dentro, dentro la gora di Casa dell'Energia, e si vede questi ragazzi che, che parlano di questa festa, sostanzialmente, comunque che parlano di, di discoteca, appunto. No? Cioè, perché si va in discoteca, la ragazza dice in discoteca si va per, per acchiappare, insomma, quindi già vengono fuori delle tematiche interessanti, si vedono i ragazzi che hanno fatto un prodotto secondo me veramente degno di lode. cioè Quando io ho visto la prima puntata, ho visto dietro un lavoro fatto bene, ho visto dei ragazzi che recitano in maniera corretta e che in qualche modo non è che fanno la webseries, quella solamente da social molto frivola, ma sento che dentro ci sono delle tematiche interessanti. Infatti, io ho chiamato Tommaso, ho chiamato anche i ragazzi, per due ragioni diverse, come hai detto prima tu, Fabio. Uno è il Friday for Future, che è la, la cosa climatica, quindi la sensibilizzazione sulla materia, materia dell'ambiente, sulla materia del clima, che però si incastra diciamo, in un attivismo giovanile che io ad Arezzo vedo sempre di più, cioè vedo come noi ragazzi, come questi ragazzi in particolare e diciamo, anche la realtà di Casa dell'Energia, sia un volano importante all'interno della città. Ecco, Tommaso, un po' che cosa si nasconde dietro, dietro questa serie? Quali sono i temi? Perché l'hai fatta? Allora, eh, c'è da dire innanzitutto cos'è la farrago. Eh, io e Luca, Bizzarri, che purtroppo non è qui oggi, è il regista, eh, abbiamo iniziato questa attività per gioco, eh, abbiamo iniziato a fare una webserie serie che era ambientata nel nostro liceo, il Petrarca, e, e niente, abbiamo detto oh, ragazzi facciamo sta cosa, uno, uno fa l'aiuto regia, uno tiene il microfono, uno monta, insomma una cosa molto tra amici. E, eh, ed è venuto fuori un prodotto vabbè, senza troppe pretese, diciamo. però ci siamo divertiti, si era creato un bellissimo gruppo e alla fine abbiamo detto: vabbè, abbiamo questa responsabilità, sono ragazzi che hanno eh, fatto dei sacrifici per portare avanti questa serie, puntiamo in alto. Allora, io ho seguito un, un corso di produzione cinematografica a Roma, di sceneggiatura, insomma, per fare le cose per bene stavolta, eh, mi sono messo a scrivere. A luglio la sceneggiatura e l'ho finita a ottobre, intanto a settembre abbiamo fatto dei provini qui alla Casa delle Energie e sono venuti 120 ragazzi, senza nemmeno troppa pubblicizzazione, abbiamo messo veramente quattro volantini nelle scuole, principalmente post su Instagram e Facebook ed è stata una giornata magnifica perché ragazzi che si sono proposti non solo per fare gli attori, che magari è la cosa più, più immediata, eh, ma anche per ruoli, non so, eh, costumi. Eh, trucco parrucco, eh, gestione dei social, eh, quindi anche cose non prettamente immediate, eh, però che sono indispensabili se si vuole fare un, un prodotto serio, una produzione cinematografica eh, fatta per bene. Ecco. Quindi abbiamo messo su un team di 80 ragazzi, eh, una, una troupe organizzata in reparti con Capireparto, mh, eh, con insomma, dei ruoli ben definiti e siamo riusciti a realizzare questa serie. In realtà ancora non abbiamo finito di girare, mancano due set, stasera ce n'è il penultimo. E, uh, e in totale 47 set in cinque mesi, che per dei ragazzi, ripeto, che fanno il liceo, sono tutti ragazzi dai 14 fino a eh, alcuni 24-25 anni, ma sono veramente pochi quelli che fanno l'università, è un impegno notevole, perché sono 2-3 giorni a settimana e i set durano dalle 4 alle 8 ore, a volte la domenica abbiamo fatto anche set da 12 ore, quindi è un impegno veramente notevole e sono felice di eh, aver visto la mia, la mia sceneggiatura, ora parlo anche dal punto di vista mio di, di scrittore, ho visto la mia sceneggiatura. Cambiare in un modo inaspettato perché sono aggiunte tante cose: sono aggiunti gli attori, sono aggiunti i, i, le scelte registiche, sono aggiunte le colonne sonore che, tra l'altro, sono composte ad hoc per, per la serie quindi, anche tutte le musiche sono originali oppure cover riarrangiate ed eseguite apposta per, il, per la serie. E, e tutto, tutto questo messo insieme ha portato a un risultato che nemmeno io mi aspettavo. E infatti ci stiamo stupendo molto, la serie sta andando molto bene. Io che stiamo per vedere il trailer, Piero. Sì, io eh, sono il nonno. Il nonno che cerca di però essere un nonno giovane e cercare di... Eh, nonno felice. Nonno, sì, sì. Grande ah, Gino potrei, per me, potrei essere anche nonno felice. quindi eh, sono felice perché sono qui con voi, quindi ecco. E eh, siccome la prima volta che ho parlato con Tommaso, quindi ero insieme a Fabio Mori e mi ha incantato. Quindi ecco, eh, siccome io mh, sono cose che non è che ci capisco molto, però ecco, ho detto: io voglio cercare di capire perché se capisco io, poi anche gli altri grandi come me probabilmente riusciranno a capire. Perché questi ragazzi, questi ragazzi sono. Eh, Diciamo che eh, vanno stimolati, ma non hanno tanto bisogno, però vanno stimolati e vanno stimolati soprattutto perché? Perché secondo me eh, hanno da dare tante cose e purtroppo certe volte invece noi sia a livello scolastico sia l'impegno diciamo, che, che ci mette il governo per cercare di portare avanti diciamo, eh, la, la scuola, ecco, diciamo che certe volte vengono proprio... Non dico abbandonati, ma quasi. Quindi ecco. Allora io dico che a un certo punto eh, loro devono andare avanti, fare e, e far vedere di ciò che sono capaci di fare e, e di insegnare spesso e volentieri anche ai grandi. E quindi ecco, questa è una cosa che io ci tengo perché voglio imparare anche da loro. Con queste belle parole, vediamo il trailer di Dio. Io penso che voi non abbiate colto il reale potenziale della situazione. Perché tu sì? Certo. Dovranno dannarsi per capire cosa cazzo sia questo Dio. Cercheranno su social e non troveranno niente. Cercheranno su Google e non troveranno niente. Se non Papa Francesco che dice la messa. Dio la festa diventerà top trend e noi non avremmo fatto assolutamente nulla. Poi con il passare del tempo arriveranno delle voci, una data, il 15 dicembre. E allora l'ossessione diventerà una certezza. Cosa farà il 15 dicembre? E la risposta sarà sempre la stessa. Secondo te? In seguito altre voci, un ospite a sorpresa. Non importa chi. Tanto le persone penseranno a chiunque, pur di alimentare il mito che sta crescendo nelle loro menti. Eh, che so, Calcutta, Tommaso Paradiso, bello figo swag, Gianni Morandi, chi se ne frega, tutti e nessuno. A quello ci penseremo poi. E intanto l'hype e l'isteria crescono. Cos'è questo, questo dio? Cos'è questa festa? Dove trovo le prevendite? Chi lo sta organizzando? E a quel punto spuntiamo fuori. No, noi spunteremo fuori a cose fatte, quando avranno bisogno di idolatrare chi ha donato loro la serata più bella della loro vita. Questo Dio, eh, volevo chiedere a Giulio eh, come è nata la sua partecipazione: eh, ha partecipato a questi casting? Co come è nata questa storia? Ho saputo dei Provini, poi loro sono amici da, da parecchio tempo, e mi hanno invitato e ho detto: perché no? È cioè, un'attività per giovani nata ad Arezzo, che è una città che mi ha sempre fatto tristezza, diciamo, vederla un po' morta per noi giovani. Quindi ho detto: bah. Bellissimo, quindi si ho detto, detto voglio partecipare anch'io a questa rivincita di noi giovani d'Arezzo, e ecco. infatti è stato così. Tu vai a scuola dove? Il liceo Vittoria Colonna. Liceo Colonna. Sì. E che, chi sei nella se della serie? Io faccio un personaggio di passaggio, un siparietto in una scena sì. e faccio, rappresento un, un, un ragazzo con problemi di droga, un tossico, insomma, in poche parole. Dopo torniamo anche su Aghezzo, su, su, su quello che, che offre. Chiedo a Gabriele, che invece è stato aiuto regista, mm -hmm. quindi eh, hai lavorato a stretto contatto con il, con il regista. Com'è stata questa esperienza? È stata una bellissima esperienza. <coughs> a me piace pensare alla Farrago, ora non so se mi darai ragione, come uno spazio in cui ci si possa esprimere, in cui ci sia libertà di espressione per tutti, non soltanto legato alla. Produzione Video, ma ci sia proprio spazio per esprimersi e io l'ho vissuta in questo modo: l'ho vissuta come una possibilità, una chance che mi hanno dato per esprimermi ed è stato molto bello. Che altrimenti sarebbe mancata. Assolutamente. Perché ecco, non è appunto una città ecco, che proprio pulla, diciamo, ai noi. Eh, di, di, al di là del, della voglia dei giovani di esserci, però, non sempre c'è cioè, dall'altra parte no? una qualcuno che recepisce, che, che può canalizzare questa no, voglia. No, ma infatti è un po' anche quello che ha spinto me diciamo a partecipare al bando pubblico per la gestione del, di Casa dell'Energia, che oggi poi eh, diciamo è un concetto in divenire, è stata un, una cosa mutevole. Ho cercato nell'ultimo articolo del blog di far capire la differenza tra Casa dell'Energia e Urban Center. Oggi la puntata parla dell'urban center, cioè il luogo di aggregazione, luogo dove le persone possono... Possono esprimersi, loro diciamo sono come dire una longa manus anche della Fondazione Verso, se vogliamo, che è stata già ospite qui sì. dentro, che lavora con i ragazzi. Ora io sono meno ragazzo di loro perché ho diciamo più anni, però nel senso anch'io essendo vissuto sempre ad Arezzo, tranne la parentesi universitaria, mi accorgo che c'è bisogno proprio di questo tipo di luoghi, cioè c'è bisogno della Farrago, c'è bisogno di casa dell'energia e c'è bisogno anche un po' di avere una lente di ingrandimento, una cosa che ti pa parta da un'introspezione e che ti faccia poi analizzare anche la realtà nella quale sei. Ecco, per un ragazzo è importante questa cosa. Ma io volevo chiedere una cosa a Tommaso. Questa festa a cui non puoi andare, mm -hmm. che cosa rappresenta? È un concetto astratto? È una cosa che hai voluto rappresentare in un modo? Allora, ehm, io ho il vizio di, come scrittore, di dire troppo. Nel senso... Eh, No, nel senso di, di voler dire troppo, in realtà lo scrittore dovrebbe attirare il lettore e poi chiuderlo dentro casa e farlo uscire da solo, diciamo, questo è dovrebbe fare, dovrebbe lasciargli un attimino di spazio per ragionare e io ho cercato di fare questo nella serie, quindi non mi va nemmeno di, di svelare subito tutto... Ma non a livello di trama di spoiler, proprio a livello di, di ragionamenti. È un percorso, è un percorso molto intenso quello eh, delle puntate della serie, degli attori dei personaggi. Eh, abbiamo fatto delle premiere qua con tutti i ragazzi della Farrago, sono state molto intense. Ogni puntata rivela degli aspetti diversi, approcci differenti. E soprattutto la, il quarto episodio che è uscito qualche giorno fa. Alla fine c'è stato un freddo applauso e tutti sono voluti poi uscire fuori perché la carica emotiva era troppa. Quindi è un ragionamento che va avanti insieme all'emotività, al sentimento, quindi la risposta alla tua domanda arriverà col finale di stagione quando spero che lo spettatore attento avrà raggiunto, insomma, la consapevolezza che non dovrà raggiungere. Non dire niente questo è proprio zero. No, no, no. <ride> cioè io non ho... Non Mi ho... le puntate, oppure... Esatto, io non ho nemmeno dato lo script agli attori, io ho ritagliato le loro scene e glielo ho inviate. Quindi sono paranoico da questo punto di <ride> vista. Eh? Quindi l'attore sì. sa solo la sua parte. L'attore cioè. sa solo eh. la sua parte, Sei sì. tu il deus ex machina di tutto. sì, sì esatto, esatto. Ecco, allora, dimmi i temi, nel senso cioè, di cosa si parla. No? Cioè, dimmi che cosa. Cioè, hai voluto soltanto fare una mezza cagata così? Oppure ah. ci sono dei temi dietro? Ah, magari è venuta una mezza cagata, però l'intenzione non era quella. Ho detto così. che facevo delle domande ah, no, così. Ma no, guarda, ma guarda, ma mi fa piacere, sì. mi fa molto piacere rispondere a queste domande. E, allora, le tematiche, diciamo, sono tematiche eh, che si possono definire eterne, nel senso che ci sono sempre state. Spero che non ci saranno più a breve, però eh, la cosa mh, originale è il punto di vista, cioè mh, noi siamo abituati a vedere un certo tipo di cinema, un certo tipo di, eh, di tv, eh, fatta da, eh, da degli standard ormai, siamo abituati a vederli questi standard, ecco. invece adesso siamo in un periodo di cambiamento, come erano gli anni 60, siamo sempre in cambiamento, ma ci sono dei periodi dove... Proprio ci sono due linee, una che continua dritta e l'altra che va verso, verso un futuro molto diverso da, da, dal passato. Eh, siamo in un periodo in cui vengono fuori tante cose e quindi il tipo di approccio a questi temi è diverso, è un, un approccio nostro, di, di, della nostra generazione. I temi sono quello della tossicodipendenza, però eh, non visto dal punto di vista biochimico, se vogliamo dirlo così, ma dal punto di vista emotivo e psicologico, cioè perché un ragazzino di 15 anni si mette ad assumere MD, mm, non lo fa perché eh, lo prova per caso e sviluppa una dipendenza. Eh, così chimica, proprio qualcosa di psicologico, lo fa per dei motivi: diciamo, un perché... MD è anfetamina sarebbe sostanzialmente. Sì, sì l'ecstasy comunemente detta. Diciamo. E, um, è la, la droga più usata nelle discoteche, perché comunque dà quel senso di euforia. E quindi, co cosa dà l'MD? Dà appunto questo senso di, di euforia, felicità apparente, e quindi se un ragazzino di 15 anni si mette a utilizzare queste sostanze che sono pericolosissime. Non è perché viene da, dai sobborghi, perché non è stato educato, inizia a utilizzarle perché non ha ricevuto quel tipo di affetto che invece quella droga gli dà. Eh, oppure eh, lo, stereotipo lo stereotipo femminile. Oggi guardavo una discussione politica, si parlava appunto del revenge porn, di tutte queste cose e sembra che il nostro governo sia abbastanza miope da questo punto di vista, non, cioè, se sembra che non ci siano problemi dal punto di vista de della discriminazione di genere, ma è pieno, basta vedere gli stipendi, basta vedere eh, semplicemente l'atteggiamento che si ha nei confronti delle donne. Quindi sin dal liceo dove comunque... Si pensa che ci sia un'apertura maggiore perché sono tutti giovani, in realtà già cominciano a nascere quegli stereotipi che, eh, che poi eh, diciamo, gettano le loro radici nell'adolescenza e poi diventano il pensare comune nel, nell'età adulta. C'è ecco. la pausa e poi riprendiamo subito. Sì. Capo. Di insieme dalla Casa dell'Energia stiamo parlando di questa serie, webserie web Dio e non ci, ci ha raccontato qualcosa Tommaso, però ci ha fatto il regalo dell'inizio addirittura di un episodio, giusto? Sì, l'inizio del quarto episodio. Vediamo. Sì. Ridi, ridi. Se ce la fai vuol dire che hai passato il peggio. Dove no, stiamo andando? Ti sto portando da qualcuno che può aiutarti. Per cosa? Per stare meglio. Ma io... Sto benissimo. Sei stato messo fuori uso da una pasticca di MD. Non mi sembra la definizione clinica di salute. Mezza. Mezza. Se ne avessi presa una intera. Dalle mie parti c'è un detto sacrosanto. Se non la reggi, stai a casa. Io. Non sto male. Mi sento diverso. Mi sento bene. <sessis> It's a new day. It's a new love for me. It's a new dawn. It's a new day. It's a new love for me. Woo! farti una domanda che ti sembrerà stupida. Eh, anche perché non penso di avere un figlio così idiota. Ma io te la faccio lo stesso, non si sa mai. Hai preso per caso tu il mio libretto degli assegni. Quale dei tanti? Senti, sono già in ritardo, eh! Non mi fare incazzare! Non ce l'ho il tuo cazzo di blocchetto! Having fun. You, know what I mean. you know what I mean. Sleep in peace when day is done. That's what I mean. And this old world is a new world in a boat. C'è un bel condensato. Eh sì. Ci tengo a dire che la canzone è, ovviamente non è originale, è Feeling Good di Nina Simone, però la cover è stata realizzata, riarrangiata dal nostro compositore eh, Davide Mendez in arte David Cole e eh, cantata da Elena Maschi che è anche acting coach. E, bravissima. E niente, che eh no, bravissima, una versione bravissima. veramente bellissima, secondo me è venuta veramente bene. Sì. Sì. E, e niente, poi è appunto un, una, è la puntata più intensa e l'inizio secondo me è già getta le basi per, eh, per capire di che tipo di puntata si tratta. C'è ecco. qualcosa sul, sullo scambio generazionale? Infatti, eh, stavo per fare la stessa domanda, cioè, un sono, babbo diventato, sono diventato più di bravo sì. di lui per esempio. <ride> Dico, ma tu... Dicevo, c'è qualcosa sul, uh, sull'attrito generazionale che secondo me poi è anche un punto nodale anche del, dei problemi giovanili e tutto, cioè secondo me non si parla più in famiglia, eh, siamo sempre di fretta, non si riesce mai a trovare un momento per scambiare due parole, poi si fa si dallo schiaffo e si va al lavoro, insomma, ecco, secondo me il rapporto genitori-figli è centrale soprattutto nella fase adolescenziale. insomma. Sì, all'interno della serie ci sono diversi tipi eh, di rapporti con i genitori. Eh, questo è un tipo, è quello più, eh, più evidente perché il padre di Gian Maria, che è il personaggio il ragazzo che abbiamo visto, è un conte, quindi qualcosa che non vale più niente, perché non esistono più i titoli nobiliari, però sembrano contare in realtà ancora, mh, anche nel, nel nostro territorio. Eh, quindi, eh, è, diciamo, è un'esasperazione di un modello di genitore tradizionalista. Quindi, comunque, noi, abbiamo, noi utilizziamo delle figure eh, molto evidenti, anche non realistiche. Abbiamo puntato più a eh, personaggi non stereotipati, ma tagliati con lame grosse, eh, dentro il quale entrare, poi se, se hai il coraggio di entrare. Ecco, però, sono. Tutte abbastanza dei tipi di persona. E questo padre qui è un padre appunto legato a quella, a quella tradizione del, del secolo passato che però continua a far sentire il proprio fiato sul collo, diciamo, non se ne vuole andare. Quindi anche il fatto del bianco e nero è sia, eh, sia il personaggio che necessitava di, di questo tipo di colorazione, eh, perché comunque ha dei problemi di, di emotività. Eh, ma è anche per far vedere il vecchiume che ci tiriamo addosso ancora e non, non capiamo perché. Eh, Giulio, il, uh, che spaccato giovanile emerge secondo te da, da questa serie? Anche nel vederla, non solo diciamo, per quella che è stata la tua partecipazione. Ho ragionato molto su questa cosa perché um, mi sono accorto che il bello della Farago è proprio che ci sono tipologie di persone di ogni tipo, di ogni carattere, di ogni, di ogni ceto, di ogni scuola, della città di Arezzo. E, e dentro la serie si verifica la stessa cosa, c'è diversi tipi di, di adolescente, c'è diverse personalità, i rappresentanti stessi, che sono sei, hanno sei vite diverse, sei storie diverse da raccontare, sei personalità diverse. E questo è il bello, secondo me, la diversità e il valore che possiamo trarne da essa. Quindi questo, insomma, anche da questa scena che abbiamo visto, effettivamente emerge in modo, in modo forte. Dicevi prima ecco, del, di Arezzo e della, della sua atavica incapacità, a volte non è per parlarne sempre male, però eh, diciamo dobbiamo anche raccontare la realtà di offrire un qualcosa ai giovani. Ecco, normalmente al di là di questa bella opportunità, come la vede un ecco, un ragazzo che fa le superiori, come, come vive questa città, come la sente? Eh, devo dire che dopo parecchi anni, ora ne ho 17, però comunque è già qualche anno che, che cerco l'alternativa, cerco lo svago che non sia sempre il sabato sera in discoteca o a casa degli amici, cerco proprio il progetto, qualcosa che ti prenda, che, che ti dia la permessa, la possibilità di, di espandere anche proprio le tue conoscenze. E, e ho visto in questo passaggio, ma di un anno ti parlo, eh, un cambiamento davvero grande. Mi sono presentate davanti agli occhi proprio molte realtà, quali la Farrago, eh, quali il nostro collettivo studentesco e molte altre iniziative davvero davvero belle che finalmente rendono un pochino più. più Accettabile la realtà di, questa, di, questa, di questo paese, insomma, è anche cambiabile, migliorabile. Gabriele, per te cosa. Io ho visto più o meno la stessa cosa sì. che ha visto Giulia: nel senso, ho visto un cambiamento abbastanza netto. Si è passati dal, dalla realtà di provincia, in cui di possibilità se ne sentono poche, a invece un terreno anche abbastanza fertile alla nascita di idee, di progetti. Di cose belle. Questa cosa mi dà un sacco di speranza, sinceramente. E queste insomma sono parole che danno speranza a tutti, perché poi no, se i giovani non hanno speranza sarebbe, sarebbe davvero problematico. Ci fermiamo ancora e torniamo subito. Di nuovo insieme dalla casa d'energia. Mi incuriosisce Tommaso chiederti. Come si scrive una sceneggiatura e, e anche dove si prende spunto? cioè Immagino che anche se hai parlato prima no, dei personaggi magari eh, di cui si, è, si sono accentuate le caratteristiche, quindi si sono anche un po' estrapolati magari da una loro proiezione realistica, però comunque qualche spunto immagino che uno lo, lo, lo prenda no, con la propria sensibilità anche da, <coughs> sa, dalla vita quotidiana. Allora, ti potrei dare due risposte a questa domanda, e entrambi non sono interessanti una perché ti direi come si scrive una sceneggiatura in senso tecnico, sì. due perché dall'altra parte c'è la parte personale dello scrittore, quindi comincerei a parlarti come parlerebbe la mia psicologa. Quindi <ride> diciamo è difficile rispondere, no. Ehm io il mio metodo è partire dai personaggi, cioè eh, si vede penso da, dal tipo di scrittura perché è tutto incentrato sui personaggi e la regia ha rispettato questo perché anche i campi sono tutti sempre mh, nei dialoghi sempre molto stretti su, sui, eh, sui personaggi, vedi praticamente solo la faccia eh, se non qualche eccezione però. Ehm, è tutto improntato sui personaggi, io parto dai personaggi, li delineo, gli do un nome anche se magari non viene detto, eh, gli do una storia, gli do un modo di parlare, cosa ha studiato, cosa gli piace, in modo da renderlo reale. Poi prendo questi personaggi e li butto in una trama che scrivo a scaletta e poi una volta che ho personaggi e trama posso scrivere dei dialoghi. Però diciamo metà del lavoro, anche di più, è questa prima parte, i dialoghi sono la coda, perché i dialoghi poi vengono da sé, una volta che c'è il personaggio, c'è la situazione. Tu sai come reagisce quel personaggio, come quando conosci benissimo una persona, eh, ti immagini come reagisca in una determinata situazione, e alla fine, molto spesso è così. Quindi, scrivere dialoghi non è troppo difficile, perché alla fine sono tutti i concetti, tutti i discorsi che si sedimentano nella tua vita, eh, che ci pensi, insomma, quindi li, li immagazzini. Eh, e poi quando arrivi a dover far parlare dei personaggi emergono dal loro punto di vista, eh, quindi così viene fuori una sceneggiatura. Poi questa è la mia seconda sceneggiatura, quindi non è che ti parlo da, <ride> da esperto, però eh, quello, quello in, cui ci, in cui mi ritrovo è questo, questo metodo qua, perché molto attento alla psicologia dei personaggi, al loro rapporto con l'esterno. E, e niente, quindi questo. C'è uno sceneggiatore famoso che insomma, non dico a cui ti spieghi, però per cui hai una notevole ammirazione nel modo in cui scrive. Io amo follemente, non smetterò mai di dirlo, Woody Allen. Sì. E, cioè, è, è il mio mito, cioè, è lì. Non, non, continuerò a guardare i suoi film. Mi piacciono tutti dal primo all'ultimo, non mi importa se la gente dice che Midnight in Paris non è bella, a me piace anche quello. E mi piacciono i suoi libri, eh, le sue raccolte di, di racconti demenziali, mi piace tutto quello che fa e eh, è quello che ha influenzato di più la mia scrittura, perché lui appunto ha questa scrittura che preme molto sugli stereotipi, sui tagli grossi eh, e sulle situazioni assurde, quindi anche Piccole cause che generano grandi conseguenze. E anche nella tragicità eh, trova sempre il modo di fare, di fare del comico, che è la cosa importante. Poi, dal da punto di vista più cinematografico, questo era più letterario, eh, mi piace molto. Eh, boh, no, eh, diciamo Woody Allen. Woody beh, perché non, sennò non togliamo poi togliamo la parla, scena. No, no, basta. La Farrago nel futuro, come la vedi? Cosa? Potrebbe ulteriormente diventare. Allora, nella peggiore delle ipotesi eh, è una bella ipotesi, cioè saremo di nuovo ancora qui a, a fare corti, a fare serie, qui nella nostra città con tanti ragazzi, con cui è bello lavorare, quindi, come peggiore ipotesi, non è male. Nella migliore delle ipotesi, Continueremo a lavorare a vari progetti, visto che siamo già tanti e stiamo già crescendo, da 80 passeremo probabilmente a 110 nella prossima riunione plenaria che si farà e arriveranno sempre più, più ragazzi. Eh, vorremmo fare tanti team di lavoro per tanti tipi di attività e non solo cinematografiche. Eh, abbiamo già delle collaborazioni attive, seguiremo l'Arezzo Crowd Festival come reportage dei vari eventi, come interviste, quindi eh, è un tipo di lavoro diverso. Eh, faremo dei corti, certo, perché ci sono tanti ragazzi che hanno lì un corto e non sanno come realizzarlo. Eh, faremo anche video musicali, ora stiamo realizzando il video musicale di Gabriele Marco che è un, un cantautore della città. Eh, e poi faremo, il mio, il mio sogno, perché io vengo dal teatro, è fare una compagnia teatrale, ma veramente i progetti sono tantissimi, le idee sono tantissime, bisogna solamente trovare ragazzi eh, che siano disposti non solo a fare arte, che è importantissimo, però anche a organizzarla. Cioè eh, c'è sempre questa spaccatura, si, si immagina l'artista in senso romantico che è lì preso, che scrive, che disegna, che, che è anche giusto, c'è anche quel momento lì, però eh, questa idea dell'artista poi eh, causa una mancanza di, di gente che sappia organizzare poi nel mondo dell'arte. Io ho organizzato quasi tutto da solo e non lo farei mai più. Cioè se, se devo farlo da solo non lo farei mai più perché è stressante, molto stressante e quindi spero che ci siano altre persone che siano disposte a fare, a fare questo tipo di lavoro quindi non prettamente creativo ma anche di organizzazione degli eventi di pubblicità, di, di organizzazione quindi c'è bisogno anche di questo soprattutto di questo Fabio prima di passare anche alla parte dell'ambiente dell eh, vuoi aggiungere qualcosa su questa Beh, parte questa qui? Questa Farrago nel senso non mi, se non mi sembra per niente un pastone per i maiali come nella realtà il nome è ne deriva, ma mi sembra anzi un vivaio di grandi, di grandi menti, di grandi promesse, insomma sono veramente contento di essere venuto in contatto con questa realtà tramite la Fondazione Verso e che appunto anche Casa dell'Energia abbia rappresentato un, un punto importante per eh, diciamo, realizzare questo, questo prodotto, la serie Dio, che insomma secondo me ha delle tematiche importanti e in qualche modo riuscire un po' a solleticare Ragazzi, io credo che la cosa più importante sia un po' svegliarsi, ecco, e svegliarsi eh, parte, diciamo, da un'introspezione, come ho detto prima, e un po', diciamo, capire quello che è cambiato, come hai detto te, quello che sta cambiando, questo, questa accelerazione, cioè questa velocità del mondo, velocità delle comunicazioni, sempre con i telefoni in mano, ecco, magari cercare di guardarsi un po' in faccia e capire come risolvere i problemi anche cercando... Di darsi una mano tra di noi e anche a livello generazionale, proprio cioè la mia generazione è quella dei millennial, no? Che ormai diciamo è una generazione sfigatissima, distrutta dalla crisi economica, <ride> eh, incolpati di essere. Sì, Se ritorna sempre lì. Sì, incolpati di essere i net, <ride> quelli che non ci alziamo dal divano, grassoni oppure drogati, bamboccioni. eccetera, bamboccioni che vivono con la nonna, con la pensione della nonna. Non è vero questa cosa, ovviamente è una cosa inventata, diciamo, da da Brunetta che diceva che ci sono i fannulloni eccetera e basta i ragazzi sono dei fannulloni questo non è vero e basta vedere basta venire qui dentro per vedere quello che succede ad Arezzo però diciamo eh, la mia generazione ha visto un momento di grande cecità cioè ci siamo concentrati su magari i problemi che avevamo dal punto di vista lavorativo i problemi che avevamo dal punto di vista relazionale abbiamo perso tanti treni ecco io spero che voi che rappresentate diciamo un gradino dopo la mia, perché io, ovviamente, ho 30 anni, in questo momento voi ne avete 18, quindi vi approcciate 17-18, vi approcciate adesso, diciamo, al mondo degli adulti, tra virgolette, possiate in qualche modo colmare quelle lacune che la generazione che mi appartiene, a cui appartengo, ha lasciato un po' indietro per questo cambiamento, anche, diciamo, a livello di sistema globale. E credo che in questo, a questo punto si possa collegare anche proprio il sistema del rispetto dell'ambiente. Vuoi cioè, eh, voglio... vai, vai, no, vai, no, vai andare, vai, vai. Sì, no, non so perché... se lo volevi collegare subito. Sì, sì, sì no, 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 arriviamo a quello. Eh, chiedo però a, a Giulio Capire non so chi vuole rispondere, eh, questo discorso che faceva, cioè come percepite, non siete spaventati del futuro in quanto diciamo, opportunità della città, ma il, diciamo questo presente è per voi incoraggiante o siete preoccupati ecco, anche per le dinamiche ambientali ma non solo, insomma abbiamo una società molto conflittuale dove ecco, da, 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 gio, da giovanissimi come la percepite? secondo me ci siamo scordati che il presente che stiamo vivendo ora in passato è stato anche il nostro futuro sì. un futuro che abbiamo cercato di costruire un futuro che che ora stiamo vivendo ecco e, però lo viviamo con superficialità dovuti dai problemi di una società che magari ci, ci porta fin da piccoli ad affrontare i problemi con superficialità. E quello che bisogna fare è approfondire, dare spessore, dare valore veramente ad ogni causa, in particolare in questo momento quella dell'ambiente perché davvero non c'è più tempo, e, ma anche a tutto il resto, la sensibilizzazione di temi molto importanti che purtroppo sono celati da... Da futili, futili problemi, insomma, della società d'oggi. La scuola, eh, nel senso, co, co, al di là dei, dei problemi che anche gli insegnanti spesso hanno, ne parlavamo qui qualche due settimane fa, come il problema dei precari della scuola. Eh, la scuola la sentite come un'entità a voi vicina? Eh, o quali sono i. Si parla di una scuola anche sempre più competitiva, dove già si parla forse troppo no, di argomenti che forse no, uno incontrerà più avanti, eh, anche a cominciare dall'ossessione no, per il lavoro, per tutte le questioni insomma, eh, che non dovrebbero forse rientrare troppo nell'istruzione. Non so come la vedete. Eh sì, la scuola gioca un ruolo fondamentale su questo aspetto qui. È per definizione il primo, il primo ambiente in cui impariamo, il primo gruppo sociale primo ambiente sociale in cui impariamo a conoscere noi stessi in relazione con gli altri e quindi impariamo a vivere in società. Eh, però se ci ritroviamo ad imparare a vivere in società in un posto che comunque, almeno secondo me, è abbastanza chiuso, eh, come per definizione secondo me, nozionistico proprio, eh, dove è stato perso il valore della cultura, il valore della scoperta, della ricerca, della creazione, della creatività proprio ecco è difficile già da giovani riuscire ad entrare in un mondo più aperto e infatti le conseguenze si vedono perché la società parlando di adulti di oggi ha questi problemi qui non ha mai lavorato sul fatto personale culturale come è nata la, questa mobilitazione no? anche qui ad Arezzo con voi protagonisti per l'ambiente eh, è stato molto bello Proprio perché è nata quasi in maniera spontanea, nel senso, noi abbiamo dato il nostro apporto per la mobilitazione del pomeriggio, ma già dalla mattina si sono creati dei, dei, dei cortei spontanei. E noi sì, abbiamo dato il nostro contributo a livello organizzativo, ma ogni persona che era in piazza quel giorno ha dato il suo apporto personale alla cosa. E, ed è questo che ha, ha reso la cosa un successo e che ha permesso di avere così tanta partecipazione. Friday for Future che è stata questa, questa mobilitazione internazionale, ne riparliamo tra poco, vedendo anche, eh, avevamo seguito in particolare a Civitella un flash mob, eh, lo vediamo tra poco. Ultima parte di Negozio Bianco, eh, stiamo ripercorrendo eh, questa che è stata questa mobilitazione giovanile, questo voler mettere, insomma anche alzando la voce eh, in modo chiaramente più che legittimo nei confronti dei grandi della terra, che grandi evidentemente non sono perché non mi pare che ci sia poi no, questa risposta, né, né c'è stata prima né c'è cioè in questo momento, al di là di qualche piccolo passo in avanti, però la questione ambientale è veramente molto preoccupante. A Civitella eh, altri studenti hanno messo in atto questo flash mob, vediamo. Dobbiamo intervenire oggi per un domani migliore, non ci resta più altro tempo da perdere, ne abbiamo già perso molto. Siamo, mol siamo una piccola parte del pianeta molto grande che ha bisogno di persone come noi, perché non conta quanti siamo, ma, ma conta il gesto che facciamo. Anche gli studenti a Retini hanno risposto allo sciopero Salva Pianeta lanciato dalla giovane Greta Tammer, la sedicenne svedese, paladina dell'ambientalismo e proposta per il premio Nobel per la pace. Lei ogni venerdì protesta davanti al Parlamento svedese ed è stato anche alla conferenza dell'ONU contro i cambiamenti climatici. Quindi ho detto perché non, lo fa, perché non farlo anche noi? Diamo il contributo, facciamoci sentire. Una giornata di lotta per il clima in 123 paesi diversi, con manifestazioni in oltre 2000 città ai quattro angoli del pianeta. Credo che il movimento che si sta creando ci sta facendo scoprire che i ragazzi non sono solo eh, cellulari e selfie, ma che loro hanno chiaro anche che cosa sta eh, accadendo. A Badia Alpino gli studenti della scuola secondaria Martiri di Civitella hanno organizzato un flash mob a sostegno dello sciopero mondiale. Siamo riusciti a organizzare tutto questo in, so in una sola settimana, riuscendo con successo a convincere tutte le 12 classi della scuola, che direi che per dei ragazzini di 14 anni è assolutamente un grande risultato. Oltre alla teoria che noi studiamo a scuola abbiamo bisogno di queste cose di metterle in pratica nel mondo. Volevamo fare qualcosa che rimanesse e che si ricordasse, non i cartelloni che anche se hanno un significato poi però magari si perdono oppure si buttano, qualcosa che potesse far accorgere la gente della situazione in cui siamo e che potesse far cambiare la loro opinione e per fargli fare qualcosa. Come segno di pacifica protesta gli studenti tutti assieme si sono sdraghetti. Terra un gesto simbolico a rappresentare il pericolo della privazione del futuro per i più giovani e la conseguente necessità di un intervento non più rimandabile del mondo adulto a tutela del pianeta. La generazione adulta se non farà qualcosa noi non avremo un futuro. Da domani saremo sempre più consapevoli facendo piccole azioni perché il mondo è nelle nostre mani, come spengere la luce, chiudere il rubinetto, usare meno termosifoni quando non sono utili. Allora, erano ancora anche più giovani di voi, se ecco, abbiamo visto insomma, questi studenti di, di Civitella, eh, possono servire queste, queste mobilitazioni? Cioè, secondo voi, voi, ovviamente fate benissimo a farle per non dire non, non ho fatto, non avere impianti, eh, Può servire anche per il fatto che è stata comunque una mobilitazione veramente internazionale, grazie a Greta e poi a quello che è venuto di seguito. Eh, sì, sicuramente. Servono, come ragiono spesso co, con Gabriele, la, la cosa bella di queste mobilitazioni è il valore che si crea. Quando abbiamo fatto la manifestazione il 15, vedere tutte quelle persone in piazza ad Arezzo cioè, è stata una cosa nuova per noi perché non mi era mai capitato di vedere tutte queste persone. E, mi è, e ho proprio visto che si è creata unione, è una parola come unione, è l'unica parola che può vincere i problemi che ci sono ora, perché parlando di clima, di, clima, di cambiamenti climatici, eh, si parla anche di un mondo senza barriere, senza frontiere, perché il mondo è lo stesso per tutti. E quindi vedere che si crea unione ad ogni tipo di evento, che sia una manifestazione, che sia un dibattito e quindi una cosa paritaria di scambi, di... Eh, che siano di conoscenze ma anche di, di personalità eh, è fantastico, è la cosa principale secondo me, perché sì noi chiediamo veramente eh, che siano cambiate le politiche ambientali dei governi, ma chiediamo anche alle persone della nostra età che riflettano veramente su, su una tematica quale quella del clima ma anche quella dell'Unione proprio. Invece si va, cioè si va, purtroppo c'è troppa divisione, no? E anche si gioca sulle divisioni per poi dividere, quindi andare contro l'aumento di coscienza e di, di, no? di consapevolezza anche del, di quello che dovrebbe essere il nostro ruolo, cioè fare il bene e fare il bene collettivo. Come ha visto che Sagreta Thamberg, Thunberg, si è messa a sedere davanti al Parlamento? È stata lì e come dire, ha fatto questo sit in. Nessuno la, inizialmente nessuno capiva cosa stesse facendo, anche perché era una bambina di 15 anni che si è messa a sedere lì così, da, da zero con questo cartello, con queste cose. Molti hanno detto che è stata come dire, una manipolazione a livello globale. Secondo me questa cosa è un po' la teoria del complotto, però alcuni, soprattutto dei giornalisti, hanno ricostruito diciamo, questa creazione del consenso diciamo, che è partita dalla figura di Greta, che poi diciamo, si è irradiata a livello internazionale con dietro dei soggetti in qualche modo contrari anche al regime Trump, per esempio si, pensi, si pensa che dietro ci sia il gore delle fondazioni, delle banche, eccetera. Ora io credo che questo sia un po', come dire, la creazione di un po' di ufologia, perché... Io vedo tante persone, eh, ho visto diciamo, mobilitazioni diciamo, in molti paesi europei, in America eccetera, che sono appunto spinti proprio da eh, un'evidenza, cioè nel senso che i cambiamenti climatici si vedono. Cioè io credo che non è che eh, siano cose inventate. Abbiamo perso gran parte della nostra biodiversità, abbiamo un inquinamento incredibile, un aumento dei tumori, un aumento di persone che muoiono a causa dell'inquinamento, abbiamo delle produzioni industriali smodate, soprattutto nei paesi diciamo, in via di sviluppo. Alcuni dicono: sì, va bene, voi avete inquinato, ora devono inquinare loro. Ecco, secondo me questa è una, una veramente una cazzata enorme, perché cioè, allora avveleniamoci tutti insieme, moriamo per uno sviluppo industriale o per far arrivare diciamo eh, ad avere i nostri profitti ai paesi emergenti. Ecco, secondo me questa cosa è una cosa che va veramente. Eh, ci va creata una, una, una vera. Eh, cioè come dire bisogna cercare di capire che cosa è il bene ambiente, cioè quali sono quei. Determinati diritti e interessi e fare in qualche modo un bilanciamento, cioè l'interesse dell'ambiente è un interesse che, come ha detto giustamente prima, è diciamo sovraindividualista, cioè va, è per tutte le persone, è per tutto il mondo e quindi deve esserci un'attenzione globale. E secondo me deve esserci una comparazione che è quella, diciamo, dello sviluppo industriale, del PIL e determinate cose che sono ragioni prettamente economiche che devono essere controbilanciate. Cioè io credo che l'attenzione per l'ambiente parta da ognuno di noi, ma anche la sensibilizzazione a livello di governi debba essere sempre di più cercata, quindi come è che si sensibilizza un governo con organizzazioni internazionali, con ONG, eccetera. Ecco, io credo che questa, questa cosa del, della teoria del complotto sia l'ennesima ricerca di voler smontare, secondo me, una cosa tutta buona, insomma, io parlo di economia sostenibile, da qui, dal progetto di casa d'energia, già da, da tre anni ormai, nel senso con l'agenda ONU 2030, con i vari goal, i development goal del, dell'agenda ONU, e nel senso quello di cercare di ridurre la CO2 e l'impatto ambientale, lo si fa ognuno da casa propria anche, con la raccolta differenziata, eh, consumando poi meno. E i dati, acqua. sai che su Arezzo in particolare. È stato su... ora raddoppiato, non si può dire. Che, che, che è stato una... raddoppiato l'inceneritore, no? Bisogna chiamarlo in un altro modo. Termovaloritore no, non è un raddoppio, insomma, è sì. un raddoppio ma è una, <ride> un aumento di funzione: <ride> è un diverso ampliamento. Si sì, prego. prego. Eh, sta cosa de, di Greta che sarebbe una grande manipolazione, un grande complotto, cioè, se ne può parlare, poi alla fine uno, che sia un... ovviamente, <ride> no, <ride> eh. nel senso, però per dire, <ride> no, 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 assolutamente no, <ride> però ovviamente. Può essere anche una rettiliana, può essere una marziana, quello che volete, però cioè, fino a un certo punto chi se ne frega cioè non è quello il punto: si può chi se ne, se ne, ne frega, ne... ma perché bisogna parlare di, di Greta che ok è un simbolo, ma il problema è un altro. Ma è nel piccolo, anche la manifestazione che loro hanno fatto, che tutti i ragazzi hanno fatto, insomma, però loro sono i rappresentanti. Eh, io vedevo i commenti su Facebook, t'estate locali, eh, cioè, gente. Io ho letto delle cose agghiaccianti, sì, tipo... bello saltare la scuola... Sì, cioè, si... cosa non si fa per saltare la scuola, oppure poi si fanno venire a prendere dei genitori <coughs> col SUV... Cioè, ma... Vergognatevi, cioè, vergognatevi <ride> e basta, perché non, non meritate poi assolutamente... Ma lo smartphone... Sì, cioè, no, non ma vuol dire, ma senso, non solo, lo smartphone. no, ma nel senso, dovete assolutamente vergognarvi perché quest questo delinea che non avete... Ma non dico amore per il mondo, perché già sarebbe chiedere troppo, ma amore, amore per voi stessi, perché è il vostro mondo, quindi vergognatevi, basta questo lo dire, sì. Eh, noi abbiamo giocato proprio sul fare la manifestazione il pomeriggio, perché abbiamo ritenuto importantissimo trattare un argomento quale è il clima, quindi il nostro futuro già nelle scuole. Cioè a scuola noi ci andiamo per il nostro futuro, e se non parliamo del pianeta che ospiterà, nella quale creeremo, costruiremo il nostro futuro, e già lo stiamo facendo. Facciamo la metà dell'opera siamo a metà dell'opera, e, e quindi abbiamo deciso di trattare l'argomento nelle scuole e il pomeriggio scendere in piazza. E così continueremo. E non avete dato l'alibi poi di dire. Che era per, Perché purtroppo per sono, sono sempre alla ricerca eh, vero, eh, sì. dello Slongi. Tra l'altro, non so in quale testata nazionale hanno fatto vedere la sporcizia. Che, che poi, era, in realtà, avevano, avevano messo una foto cioè di, che era di un altro, di un altro giorno e per far credere che. È, cioè, quindi che vanno a fare la manifestazione e poi guardate come sporcano. No? E poi eh, credo che su Puente su Open, ha eh, diciamo, sbugiardato questa sorta di bufala, e, e questo insomma capita anche, anche questo. E io vi ringrazio, vi faccio i complimenti anche per, per tutte e due le cose, ovviamente. Ma l'attore ti piacerebbe farlo come. Possibile sì, è futuro... un'altra espressione di me stesso Beh, veramente. <ride> e nell'aiuto regista tu di cosa ti sei occupato per far capire cosa fa un aiuto regista eh, io, mi sono... io ho affiancato Luca Bizzarri nella regia, ci siamo occupati del uh, reparto tecnico quindi che so eh, camera, microfono e quant'altro eh, abbiamo fatto questo, abbiamo curato il lato tecnico della serie e anche okay, gli autoregisti hanno fatto anche qualche inquadratura. No, qualche insomma, inquadratura l'abbiamo fatta anche noi. Audace. <ride> che... sì, è sì, che sì. poi certe scene non sono state semplici da girare, anche no? notturne. No, anche scene in giro per la città, insomma a temperature molto basse, loro dovevano stare senza cappotto. È, è stato molto impegnativo. E poi c'è una cosa più importante: cioè dove si vede questa serie? Eh, la serie si, si vede sul nostro canale YouTube che si chiama Farrago Produzione. Uh, e ad ora sono usciti i primi quattro episodi. Ogni martedì escono due episodi. Sono otto. Quindi, l'8 aprile eh, ci sarà il finale di stagione. E, però poi rimane lì quindi si può vedere <ride> quando volete. Insomma, magari tra qualche anno Fabio lui parteciperà a qualche festival del cinema, no, no. Che noi abbiamo avuto qui eh, l'onore di, di, <ride> di avere delle scene qui. Esatto, di... esatto. No, no, se sì, io ci credo, eh, no, no, ci credo. il talento c'è cioè, alla grande. Insomma. Grazie a Tommaso Caperdoni, a Giulio Bianconi, a Gabriele Azzaga, grazie a Fabio Mori, grazie Ci ritroveremo nelle prossime puntate e buona serata. Ciao.